Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale. Oggi voglio fare un piccolo tributo alla Apple che oggi nel 1976 fu fondata e registrata col nome di Apple Computer Company. La prima sede fisica era nel garage dei genitori di Steve Jobs e niente, basta vedere quello che hanno passato in questi anni. Sono passati da questo cassone, dal Macintosh, 1 MB di memoria, fino ad arrivare al MacBook Air, MacBook Pro, insomma tutte le cose come l'iPhone, le AirPods. Veramente io sono molto appassionato dei prodotti Apple, come potete vedere, e è interessante vedere anche qual è stato un po' il loro percorso, no? Nel corso di questi anni e soprattutto a che cosa li ha portato un po' sull'Olimpo. Non piace forse a tutti, no? La Apple, infatti molti preferiscono tanti altri marchi che sicuramente forse per tanti altri aspetti sono molto meglio e si presentano forse con un design meno accattivante. Quello che l'Apple ha è proprio un culto del brand in questo senso, però magari sono prodotti molto più validi a livello di potenza e soprattutto anche di operatività. Ma cerchiamo ora di levarci queste chiacchiere e soprattutto di andare al sodo e di andare a vedere il video di oggi. Prima di iniziare il video vi voglio chiedere se potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati su quello che facciamo qui tutti i giorni approssimativamente alle 6 e soprattutto se potete seguirci su Instagram, alla nostra pagina che vi linko qui in descrizione, dove abbiamo un po' anche lì una sorta di condivisione di alcuni contenuti che sono più riguardanti l'aspetto storico. Infatti ogni giorno ci saranno diversi post che riguardano le innovazioni tecnologiche, i compleanni di persone celebri che sono avvenuti nel corso degli anni, anche un po' le date di nascita, di morte e anche le grandi scoperte. Per esempio oggi sono stati ritrovati, o meglio, sono stati iniziati gli scavi a Pompei 1748, quindi una data abbastanza importante anche in questo senso, oltre alla fondazione della Apple. Ma andiamo subito al video. Nel video di oggi vi voglio portare un po' questo processo di digitalizzazione e soprattutto di innovazione tecnologica che sta avvenendo oggi. Infatti l'emergenza sanitaria ha un po' portato la velocizzazione e soprattutto un po' il nostro avvicinamento nei confronti di nuovi mondi e a confrontarci sempre di più con un mondo che gira velocissimo e noi dobbiamo cercare di restarci dietro il più possibile e a volte anche cercare di anticiparlo. Ma andiamo proprio più nello specifico, andiamo a vedere quali sono queste considerazioni. La prima considerazione che vi voglio fare è un po' la digitalizzazione degli eventi. Infatti quello che noto oggi è che tantissime cose ormai sono fatte in maniera digitale, dall'evento istituzionale, da un'investitura, piuttosto che più dal punto di vista lavorativo. Basti pensare a incontri di lavoro, lezioni universitarie, piuttosto che lezioni scolastiche. Tutto ormai può essere seguito da remoto e soprattutto si può partecipare anche in maniera attiva. Il professore può tenere lezioni da remoto senza nessun tipo di problema, come l'oratore nella conferenza stampa. E è molto importante vedere come questo processo stia effettivamente entrando nelle nostre abitudini, soprattutto di chi organizza eventi, che dovrà sempre confrontarsi con nuovi sistemi in carattere digitale e sia sempre oggi importante avere anche più canali social a cui fare riferimento. Basti pensare a Facebook, che oggi è usato tantissimo da Palazzo Chigi per fare le conferenze stampa, ma anche lo stesso Instagram in questo senso. Infatti oggi tramite social network possiamo seguire qualsiasi tipo di evento, che sia istituzionale o che non lo sia, senza nessun tipo di problema, e questo è un passo avanti secondo me molto interessante e molto importante. Forse è un po' banale da dire, però è importante sottolinearlo. La seconda considerazione che mi viene da fare un po' riguardante le fake news. C'è sempre stato un grandissimo alone di misteri intorno alla produzione di fake news, a chi ne fa uso, a chi ne fa, diciamo, a chi ne sparge la voce. Quello che però noto oggi è che le grandi internet company, tra cui Google, stanno proprio cercando di combattere questa battaglia. La seconda considerazione che mi viene da fare riguarda le fake news. Infatti quello che noto oggi è che Google e di conseguenza anche YouTube vieti l'uso di certe parole per evitare di avere delle persone che possano fuorviare le folle, l'audience, e possano di fatto propagare certe fake news che possono condizionare quindi anche il comportamento dei cittadini. Infatti se noi oggi andiamo su Google e cerchiamo qualsiasi parola riguardante l'epidemia, vediamo proprio come primo risultato il fatto che il Ministero della Salute, o comunque l'ente principale che si occupa dell'emergenza, è il primissimo risultato. E questo è molto interessante vedere come proprio
si voglia mettere sotto gli occhi dei cittadini che i risultati debbano essere proprio quelli attendibili e che la fonte è una, univoca, e che non ce ne sono altre. Non ci sono siti che reggano, siti blog personali che possano portare ad un'informazione. Quello che forse deve ancora fare in questo senso è WhatsApp. Infatti oggi vediamo tantissime fake news girare su gruppi, su amici, che girano tantissimi audio, tantissime foto, tantissime false dichiarazioni che vengono emanate dal Ministro dell'Interno, ma che in realtà non è così. Quindi quello che però si sta facendo è, da parte delle grandissime internet company, proprio di combattere le fake news con dei sistemi che vanno contro proprio la disinformazione. La terza considerazione che mi viene da fare è le competenze digitali. Infatti oggi come non mai, come già accennato forse nelle prime due considerazioni, le competenze digitali sono importantissime per affrontare il mondo di oggi. Dallo sviluppo di un nostro profilo sui social, che può essere su LinkedIn, e quindi più dall'aspetto lavorativo, ma anche più su Instagram, che può essere forse l'aspetto più personale, giocoso, divertente, è importante come le persone abbiano sempre di più una consapevolezza che la propria presenza sui social sia veramente di estrema importanza, sia per sviluppare un brand personale e che una persona possa essere identificata come Pietro Galinta in questo caso, ma come tantissime altre persone come Mario Rossi e Pinco Pallo. Però il discorso è veramente molto complicato forse da questo punto di vista, perché vediamo anche un grandissimo gap generazionale e di come oggi le persone, anche grazie a LinkedIn, anche grazie a Facebook, a Instagram, sono in contatto con il resto del mondo e riescono a portare sia le proprie amicizie avanti, sia anche i propri progetti lavorativi. Per esempio, vi faccio un esempio abbastanza stupido, ma riguardante un po' il progetto qui su Quotidie, è stato avviato esclusivamente grazie ai social network, e quindi grazie all'avvio e grazie anche alla presenza che posso avere sui social, certi progetti possono essere iniziati, portati avanti, e paradossalmente anche si può raggiungere un successo quasi illimitato in questo senso. E oggi come non mai acquisire certe competenze su come si scrive sui social, su come si mettono le foto sui social network, su come si faccia un video, sono tutte cose essenziali per la nostra vita e che possono risultare sempre più importanti nello sviluppo sia di un brand personale, ma anche di un'ipotetica azienda. Un'altra considerazione che mi viene da fare è riguardante un po' il tema delle soft skills, che oggi come non mai diventano veramente essenziali, e soprattutto anche l'adattarsi a certe situazioni diventa veramente, veramente di cruciale importanza. Il lavoro di squadra, il public speaking, il fatto di avere leadership, di essere seguiti da numeri di persone illimitati, è veramente importante. Io penso soprattutto il lavoro di squadra oggigiorno, che soprattutto da remoto è veramente un'importante caratteristica che le persone devono avere e devono sviluppare. Non si ha niente in partenza, si sviluppa e si acquisisce. Infatti è importante che questo periodo ci sia d'aiuto in questo senso, e soprattutto è anche importante vedere come certe skill, certe caratteristiche devono essere proprio incrementate e soprattutto proprio anche implementate da tutte le situazioni che viviamo giornalmente. L'ultima considerazione che mi viene da fare è forse riguardante il fatto che oggi come non mai si è stabilito che si lavorerà forse più per obiettivi che per orari di lavoro. Quello che forse era anche emerso un po' da un'intervista che aveva rilasciato Richard Branson, noto imprenditore, che aveva detto come a lui non interessa se un dipendente stia in ufficio dalle 8 del mattino alle 8 di sera e faccia il suo orario di lavoro canonico. Quello che gli interessa è che se vi dà la scadenza il 15 giugno, quel lavoro deve essere portato a termine il 15 giugno, quindi lui può anche lavorare mezz'ora al giorno, però quella mezz'ora deve essere produttiva, o meglio, si deve arrivare al 15 giugno con un obiettivo. E questo è quello che sto notando anche tanto dai miei familiari o comunque dalle persone che mi circondano, che oggi il tipo di lavoro che si porterà avanti in futuro è proprio basato su obiettivi, su dei progetti, su degli ambiti specifici che riguardano proprio la nostra vita, e che quindi forse verrà proprio superato un po' quel concetto di 9 to 5, no? Dalle 9 alle 5, e che venga incrementato e soprattutto, più che incrementato, sostituito dal discorso del lavoro ad obiettivi e di avere proprio delle finalità nei progetti che si perseguono nel corso della propria giornata lavorativa. Queste sono delle considerazioni. Se voi ne avete altre, scrivetemi nei commenti. Cerchiamo anche qui di far aumentare il numero dei commenti e anche il numero dei non mi piace, perché sono molto incoraggianti. E niente, vi voglio ringraziare e ci vediamo alla prossima. Spero che il video vi sia piaciuto come sempre, e prima di lasciarvi, iscrivetevi al canale assolutamente e seguiteci su Instagram. A presto!